Buonasera ragazzi, stasera mi tocca parlarvi con molta felicità della trilogia animata di Godzilla che c'è su Netflix, prodotta da Toho e Polygon Pictures. Questa trilogia, divisa in tre film che in Giappone sono stati anche dati al cinema, è diretta da una coppia di registi giapponesi che hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Allora, la trilogia è così suddivisa. Sono tre film, il primo del 2017 e gli altri due del 2018. Su Netflix sono stati rilasciati a breve distanza l'uno dall'altro e compongono comunque un'unica storia. Il primo film è Godzilla, il pianeta dei mostri. Praticamente fa vedere il nostro eroe Haruo, un ragazzo che ha vissuto di prima persona l'evacuazione della Terra. E ritorna sulla Terra per cercare di trovare una soluzione, una testa calda, cercare di trovare una soluzione per sconfiggere la causa di questa distruzione. Sappiamo benissimo che nella mitologia di Godzilla, ogni tanto Godzilla ritorna per farci pagare i mali di un maltrattamento del pianeta, diciamo cose nucleari. Lui ogni tanto arriva e distrugge tutto. Questo, diciamo, è l'incipit dei vari film di Godzilla. In questa versione animata, le cose che spiccano più di tutte sono: la tantissima attenzione data agli umani e non solo alla creatura, il character design incredibile che mischia animazione tradizionale con computer grafica prodotto dalla Polygon Picture, fantastico. Vediamo praticamente una popolazione terrestre già sconfitta, è stata sconfitta, ritorna sulla Terra dopo essere scappata nello spazio in cerca di una nuova casa per vedere che cosa si può fare. Deve fronteggiare questo Godzilla, non vi sto a spoilerare cosa succede. Tutto questo porterà poi a un gran finale, una scena dopo i titoli di coda che poi farà diciamo, da lumberjack per il secondo capitolo. Il secondo capitolo mangia, il secondo capitolo minaccia sulla città. Come il primo, punterà tantissimo sulle scene d'azione. Avremo a che fare con il vero Godzilla, immenso e imponente. Ci sarà una parte iniziale d'azione, una parte centrale che ci farà conoscere anche, diciamo, gli abitanti che si sono evoluti sulla Terra al nostro posto, e una parte finale, di nuovo improntata molto sull'azione. Tutto questo porterà al climax finale con un altro Lumberjack che poi porterà all'ultimo capitolo. In questo secondo capitolo si punta sempre all'azione, però vengono aperte tantissime storyline narrative che aprono tante domande su cosa può succedere e cosa non può succedere, e comincia ad aprirsi tantissimo la parte religiosa, che comunque in questa teologia è molto presente. C'è molta religione, molta fede, molto discorso divinità. C'è il discorso che ogni società, quando arriva al suo massimo splendore, poi deve essere resettata dalla divinità. Nel terzo capitolo, chiamato Mangia Pianeti, ormai Godzilla è sempre presente e non sconfitto, dovrà vedersela sempre un po' contro gli umani, quelli rimasti, il nostro Haruo, la civiltà che è rimasta sul pianeta, e poi tutto avrà a che fare, questo non è uno spoiler perché c'è nella locandina, con King Ghidorah, che in questo film sarà molto rappresentato in modo molto diverso dal solito, anche come character design, e terrà molto testa al nostro Godzilla. Questa terza parte, secondo me, è molto importante come parte di storia, dà molta importanza al discorso di fede, vari discorsi e tutto, ma perde un pochino la parte, soprattutto come azione, cioè c'è un po' poca azione. Viene poco espressa anche la potenza del nostro Godzilla. Peccato perché gli altri due avevano molto puntato anche a storia, azione, discorso religioso. Questo terzo capitolo forse si perde un po' troppo in queste cose qua, e punta poco all'azione, un'azione che non arriva mai, nemmeno nello scontro finale. Cioè, uno scontro finale non brutto, però che alla fine uno, rivedendo i primi due capitoli, poteva aspettarsi chissà che cosa, un'apoteosi. Invece lì uno potrebbe rimanere un po' deluso. Comunque, una grandissima trilogia animata, uno stile grafico nuovo e fresco, questo grazie al mix tra animazione da Toho e Polygon Picture, che ha portato un'innovazione in questo campo. Se siete amanti di Godzilla, ma anche se non siete amanti di Godzilla, potreste trovarci delle note positive in questa trilogia animata, che io vi consiglio. È su Netflix, che l'ha distribuita mondialmente. Se
Sono tre episodi, sono tre film che si vedono volentieri. Io ve li consiglio. Guardateli. Ricapitoliamo. Godzilla allora, il terzo capitolo è Mangia pianeti, il secondo capitolo Minaccia sulla città e il pianeta dei mostri. Il primo capitolo è il pianeta dei mostri, del 2017, 18 e 18. Sono tutti presenti su Netflix, io li ho visti e ne sono soddisfatto. Pensate che in Giappone sono usciti al cinema e hanno anche incassato comunque. In Giappone, diciamo, è tutta un'altra cultura, però io ve li consiglio, metterò i tre trailer dei vari film in descrizione. E poi ci seguiamo su Movie Maker, su Instagram, come sempre. Buonanotte ragazzi, in questa serata conclusiva della giornata. Ciao!